Ciao, sono Francesca e la ricetta di oggi è pollo al curry con riso basmati. Gli ingredienti che ci servono per questa ricetta sono il riso basmati, del curry, il pollo, un po' di latte e della panna, scalogno, passata di pomodoro, olio e sale, del vino bianco e ho messo sul fornello già del brodo vegetale a scaldare. Dunque possiamo iniziare preparando il riso e per fare questo ci serve innanzitutto il soffritto, che facciamo con lo scalogno tritato. Per preparare il riso mettiamo dell'olio nella pentola, aggiungiamo lo scalogno tritato e aggiungo il riso. Un po' di vino bianco per sfumare il tutto. E adesso possiamo aggiungere il brodo. Ho aggiunto il brodo un po' per volta nel riso e infine lo copro totalmente e lo trasferisco in una teglia per metterlo in forno. Il riso è pronto, lo inforniamo a 180 gradi. Mentre si cuoce il riso, noi andiamo avanti preparando il pollo. Di nuovo tritiamo lo scalogno, mettiamo quindi a dorare lo scalogno nella pentola. Aggiungo il pollo. Quando il pollo è quasi bianco, alzate un po' il fornello e sfumiamo con il vino. Il pollo è quasi pronto, unisco il curry. Aggiungo un po' di pomodoro. Terminiamo la cottura aggiungendo la panna. E il latte, in cui il pollo deve finire di cuocere. Dobbiamo lasciare che la salsa si rapprenda un po'. Nel frattempo finiamo aggiungendo un po' di sale. Il pollo è pronto, il riso lo abbiamo sfornato, quindi possiamo impiattare. Il pollo al curry con riso basmati è pronto.